Ed eccoci con il montaggio di Andrea Petracchi al Juventus Stadium, tutto esaurito questa sera, serata caldissima, Juventus con Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, la novità Chiellini sulla sinistra, Pirlo, il grande ex, Krasic, Marchisio, Vidal, Pepe, Vucinic, unica punta. Il Milan risponde con Abbiati, Bonera, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta, Nocerino, Van Bommel, Seedorf, Boateng, non è al meglio, ma c'è, Cassano e Ibrahimovic, sono otto i nazionali di Cesare Prandelli in campo. Dirige Rizzoli, 400 partite con il Milan per Andrea Pirlo, il grande ex di questa serata. La Juventus parte subito fortissima con questa conclusione di Vucinic con Marchisio, poi che ha provato anche a tenere la porta di Abbiati. Ed ecco Pirlo dalla distanza, senza paura, senza remore, gode anche di una certa libertà in questo inizio di partita. 24esimo, la ripartenza del Milan con Chiellini che va a chiudere Ibrahimovic. Ancora sul calcio di punizione, Pirlo studia Abbiati. Parte il destro di Andrea Pirlo, i pugni di Abbiati che lo conosce molto, ma molto bene. Siamo al 26esimo, tutta in velocità, come al solito, la manovra della Juventus con Vucinic che cerca di liberarsi in mezzo all'area, cerca il pertugio sulla sinistra, ma è bravo Abbiati a distendersi. Ancora Juve, e solo Juve. Marchisio, ancora per Vucinic, dentro, e l'uscita a terra di Cristian Abbiati. 35esimo minuto, Pirlo, Vidal, Marchisio, e poi Vucinic la traversa, e vediamo ancora il pallone che sorvola Abbiati, traversa poi la posizione irregolare di un giocatore della Juventus che insiste però ancora con lo stesso Marchisio, ottimo palleggio ma conclusione debole. Nell'intervallo Pavel Nedved, il presidente Andrea Agnelli, la Juventus dopo un minuto e 20 secondi con Pirlo cerca l'assist dentro per Bonucci, si supera Abbiati. Allegri riceve non buone notizie da Nesta in campo, ma soffre Nesta, ma tiene duro. Cassano si è visto pochissimo, ma osservate l'assist per l'unica vera palla gol non sfruttata da Boateng. Siamo al quinto minuto. Fuori Krasic, dentro Giaccherini, Pepe va a destra, fuori Cassano ed Emanuelson lo sostituisce. Si lamenta Ibrahimovic, dalle sue parti non arrivano palloni giocabili. C'è questo errore di Van Bommel, scatta Vucinic, Thiago Silva è lì, baluardo, niente da fare, ha commesso fallo il montenegrino, non ce la fa Nesta. 25esimo minuto, dentro Antonini, Bonera scala vicino a Thiago Silva, Vucinic servito da Pirlo, ancora il tocco, la finta, arriva Vidal, destro del cileno di poco sul fondo. Osservate come la Juve insista in questa sua offensiva che non conosce davvero soluzione di continuità. Ancora Vucinic a cercare l'angolo lontano, poi al 37esimo Ambrosini per Nocerino, e siamo al 41esimo minuto. Pirlo in direzione di Marchisio, il tocco di Vidal, Vucinic e poi Bonera nel tentativo di calciare verso il fondo della propria area, innesca il destro di Marchisio in corsa e la Juve è in vantaggio. Rivediamo ancora la rapidità della manovra, bravissimo Marchisio nel crederci fino in fondo, superato Abbiati. 41esimo minuto, poi 43esimo, gesto istintivo di Boateng su Chiellini a gioco già fermato, secondo giallo e negli spogliatoi anzitempo, ma ancora la Juve che si fa vedere. Siamo al 47esimo minuto, così Marchisio, frittata di Abbiati ed è 2-0 per la formazione di Conte che non sta più nella pelle. Eccolo qui il destro di Marchisio, c'è un tentativo di Matri che era subentrato a Vucinic, ma il tocco poi è decisivo, è dell'estremo difensore del Milan. 2-0 per la Juventus, è stata una grandissima Juve questa sera in testa con l'Udinese.